Due giornate più che ricche all'Aurum di Pescara del liceo artistico MIBE per meravigliarti. Così si chiama infatti l'evento organizzato dal MIBE, coniugando la meraviglia alle arti. E i ragazzi sono riusciti nel compito di raccontarsi. Questo evento Meravigliarti si è creata una proficua sinergia tra scuola e i propri stakeholders. L'offerta formativa del nostro istituto offre allo studente una solida preparazione culturale adatta a qualsiasi percorso di studi successivo. Essa si compone anche di progetti di arricchimento curricolari ed extracurricolari, spesso in rete anche con altre scuole, con università, con accademie e con conservatori. In questa splendida cornice oggi celebriamo l'arte, l'evento d'istituto dal titolo Meravigliarti, connessioni creative, e sono un esempio della grande sinergia tra le materie comuni e quelle di indirizzo che si incontrano per offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti una preparazione a 360 gradi. La nostra scuola coniuga infatti esperienza, tradizione ed innovazione sia nelle pratiche didattiche in continuo aggiornamento e sia nelle strutture che grazie a diversi finanziamenti stiamo implementando negli ultimi anni. Sono previste infatti riqualificazioni nel breve periodo anche grazie ai fondi PNRR e anche la costruzione di una nuova sede che andrà ad implementare, ad ingrandire una sede già esistente e che ospiterà i nostri licei coreutico e musicale. Quest'anno abbiamo aperto il grande libro del piano di ripresa, di resilienza nazionale per promuovere appunto un'agenda di riforme e di corsi che porteremo avanti anche nei prossimi anni in collaborazione con molti partner come ad esempio l'Università Gabriele D'Annunzio, il Conservatorio di Pescara e l'ISIA. Ma un liceo così a quali scelte porta? Ci sono dati che ci dicono che... Dato che la gran parte dei nostri studenti sceglie facoltà umanistiche, giuridiche ed anche scientifiche come i politecnici, ma una grande fetta dei nostri studenti sceglie anche la formazione artistica presso le accademie di belle arti, le accademie di danza e i conservatori, quindi una preparazione a tutto tondo.